Primo confronto elettorale su Rete 8 tra i quattro candidati a sindaco di Pescara. Nel nostro backstage erano concentrati solo qualche battuta, qualche sorriso, ma prevale la volontà in un'ora e mezzo di ripassare, forse non come una lezioncina, ma trovando le parole più giuste, fatti e progetti per convincere la gran parte dei 103.000 pescaresi a dar loro la propria preferenza l'8 e il 9 giugno, quando si voterà per le comunali. Stasera alle 22 negli studi di Rete 8 i quattro sfidanti, il sindaco uscente Carlo Masci per il centrodestra, Sono riflessivo e concentrato. il candidato del centrosinistra Carlo Costantini, grande sorriso di prima mattina, il civico Domenico Pettinari, come sempre, il renziano Gianluca Fusilli. Ci riesci tu. Si daranno battaglia, nel senso innocuo del termine, rispondendo alle domande del nostro direttore Carmine Perantuono e del direttore del centro Piero Anchino. E domani sulle pagine del quotidiano Ampio Reportage a cura di Pietro Lambertini. Si replica il 6 giugno nei nostri studi, poco prima delle elezioni con la seconda tribuna elettorale. I quattro moschettieri con l'arma della parola hanno risposto alle domande del direttore del centro Anchino e del direttore di Rete 8 Carmine Perantuono. In questo primo giro iniziamo da Masci, la domanda che ripeto sarà anche quella a cui chiederò una risposta da parte degli altri candidati sindaci, è sul clima, sull'andamento di questa campagna elettorale. Mi sembra che il clima sia abbastanza sereno, i cittadini partecipano a questa campagna elettorale come partecipano sempre a tutte le campagne elettorali che riguardano il Comune, perché il Comune è l'ente che è proprio più vicino ai cittadini, quindi c'è un rapporto diretto tra il sindaco e quindi tra i candidati sindaci e la comunità pescarese. Io vedo un clima buono, un clima di grande interesse, la sfida è importante perché questa consiliatura sarà una consiliatura che durerà 3 anni e ci accompagnerà verso la nuova città. La città che ci vedrà protagonisti insieme a Montesilvano e a Spoltore di un nuovo percorso amministrativo. Grazie Masci. Allora Carlo Costantini. C'è un grande interesse sui temi, sulle questioni che sono al centro della discussione politica. I cittadini partecipano, sono desiderosi di conoscere gli aspetti fondamentali dei programmi amministrativi e soprattutto sono interessati ad immaginare il futuro della nostra città. Quindi c'è molta partecipazione, c'è confronto democratico anche tra i candidati al Consiglio Comunale che si sono messi tutti quanti al lavoro, perché poi sono loro, anche se non altro per un fatto numerico, quelli che in qualche modo riescono a penetrare anche i condomini e i palazzi della città per portare avanti le proposte programmatiche delle coalizioni delle quali fanno parte. Grazie Costantini. Domenico Pettinari. Le sa, sono partito un anno fa, quindi in un anno io ho stretto migliaia e migliaia di mani, ho incontrato davvero tantissime persone, ho recepito le istanze di migliaia e migliaia di cittadini pescaresi. Le immagini che io sono entrato all'interno di 1250 attività produttive, attività commerciali della città di Pescara, cercando di interloquire e capire quali sono i reali problemi. E i cittadini sono molto attenti, ma dicono che vogliono rispondere. Risposte da parte della politica, risposte naturalmente ai tanti bisogni dei cittadini. Io ritengo, ecco, che tutta la politica unita deve occuparsi soprattutto dei 48.000 cittadini pescaresi che da 15-20 anni non si recano più a votare. Grazie. Gianluca Fusilli. Vedo un duplice clima. C'è una parte importante della città che è coinvolta, partecipa, vuole sottolineare soprattutto ciò che non va. Vuole parlare del presente, vuole conoscere l'idea di città che ognuno di noi ha al futuro, anche alla vigilia della Pescara Nuova. Però c'è anche un'altra parte di città che è disinteressata, è scoraggiata e il compito della politica è certo quello di dire, comunicare tutto ciò che vuole fare, ma poi anche di fare ciò che dice.